Un sì per nulla scontato. L'ok dell'Assemblea dei creditori di ATAC al concordato proposto da Roma Capitale segna un punto decisivo per il Campidoglio. 1 miliardo e 400 milioni di euro, quanto dovuto dalla municipalizzata a 1.300 creditori. Adesso il via definitiva al piano concordato deve essere sancito da una sentenza del Tribunale fallimentare. Se Beppe Grillo festeggia il risultato sul web con l'hashtag Anve di Roma, è entusiasta il commento della sindaca Raggi. ATAC rinasce e resta pubblica, questa era la grande sfida all'inizio del nostro mandato, fin qui stiamo proseguendo su questa linea, la maggioranza dei creditori ha approvato il nostro piano concordatario, da quest'anno inizieranno ad arrivare i nuovi autobus, non si fanno più debiti e soprattutto i cittadini inizieranno a vedere il servizio che finalmente migliora. Quest'anno porterà per i viaggiatori anche nuovi autobus e carrozze metro, promette l'assessora Meleo. Questo è un primo step importante, chiaramente che mette in sicurezza l'azienda sotto il profilo economico-finanziario e adesso per il 2019 si apre tutta la parte industriale. Io ricordo che arriveranno entro giugno 227 nuovi autobus e quindi questo sarà il segno tangibile di come questo processo sta portando a avere i frutti, quindi la città potrà vederlo già nei prossimi 6 mesi. E ricordo anche che rientreranno in funzione anche dei minibus elettrici, quelli che circolavano tanti anni fa in centro, li abbiamo revampizzati, la prima linea partirà a primavera di quest'anno, la seconda linea in estate. Ricordo anche che per arrivare quindi ad attendere questi nuovi autobus 227 che ricordo arriveranno entro giugno, l'azienda sta cercando dei bus a noleggio, quindi dovrebbero esserci circa tra gli 80 e i 100 che saranno sul campo, quindi su strada visibile alla città già nel primo trimestre di quest'anno. Entro il 2019 150 milioni di euro dovranno essere pagati ai creditori privilegiati. Il denaro dovrebbe essere trovato anche grazie alla lotta all'evasione del biglietto e ai ricavi prodotti dalle ex 4 rimesse che sono state date in affitto ad una società che organizza eventi.